nel campo direttamente Luca Tescaroni, che appunto è vero che è la Caltanissetta e che ha svolto un ruolo appunto attivo nell'avvio del processo di Capaci. La parola a Luca per sentire da lui quali sono alcune delle verità non dette, delle cose non dette che ritieni possano essere ancora oggetto di riflessione o sviluppare. Innanzitutto saluto tutti i presenti, che vedo numerosi, ringrazio quando mi danno la parola così invitato, ringrazio Carlo Sarzana per il contributo che ha fornito per l'accertamento della verità, al fine di contribuire a sanare quell'ansia che nel paese vi è per conoscere la verità e conoscerla fino in fondo. Devo dire che la lettura interessante di questo libro, che scivola come fosse un romanzo quando lo si legge, e consente di capire come ci si trovi di fronte ad uno sforzo notevole che l'autore ha compiuto, uno sforzo rivelato anche dai numerosi allegati che trovate nel volume, sono risultanze giudiziarie, sono dati che ha acquisito attraverso la consultazione di scritti vari, anche giornalistici, che danno un contributo significativo per una riflessione nell'ambito politico e nell'ambito storico. Ma in questa pubblicazione, che mi consente, mi ha consentito personalmente di fare un tuffo nel passato e di ritornare agli albori della mia esperienza professionale, perché quando iniziai a occuparmi di questo procedimento ero una volta entrato in magistratura, mi ha fatto rivivere quelle immagini che sono scolpite nella mia mente, credo nella mente di molti dei presenti quest'oggi, vista l'età, e quando quell'enorme cratere dimostrava come lo Stato fosse stato sconfitto, perché il principale magistrato impegnato nel contrasto al crimine mafioso, a Cosa Nostra in particolare, cioè che un nemico era stato ucciso con un attentato alla libanese, era un vero e proprio atto di guerra, un attacco al cuore dello Stato. Quelle immagini però, con l'impegno investigativo che vi è stato con i processi celebrati, è un'immagine che in qualche misura si è riusciti a togliere dall'immaginario collettivo, perché sono state raggiunte delle verità importanti. Forse questo è un messaggio che nella coscienza collettiva civile non è passato, che sono state raggiunte, dicevo, verità importanti. Oggi abbiamo delle risposte sul perché Giovanni Falcone è stato ucciso e molti autori, molti responsabili di quella strage hanno fondo. Sappiamo, seguito dei processi celebrati, che Giovanni Falcone è stato ucciso per una ragione di vendetta. Cosa Nostra, i vertici di Cosa Nostra, dopo che subirono la più grande sconfitta a seguito del passaggio in giudicato del cosiddetto maxi processo, quello che istruì Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carnota, Giuseppe Di Lello, dimostrò che la mafia Cosa Nostra esisteva, vi erano delle regole, la gerarchia, la suddivisione territoriale, le competenze, e per la prima volta la magistratura dimostrò che esisteva la mafia, dopo che nel 1982, l'indomani dell'uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie e dell'agente russo, fu introdotto per la prima volta l'articolo bis che prevedeva l'associazione di tipo mafioso. Quindi una ragione di vendetta per quello che aveva fatto Falcone con il maxi processo, ecco una prima importante risposta che è stata data, ma una ragione di vendetta che alberga anche nell'attività che dopo Falcone ha fatto, aver lasciato gli uffici palermitani, il bunker palermitano, dal direttore generale degli affari penali.
riuscire a trasformare un ufficio con funzione evidentemente amministrativa e burocratica in un centro propulsivo di iniziative che hanno consentito di fornire a coloro che hanno continuato il lavoro di Giovanni Falcone di avere a disposizione degli strumenti straordinari che hanno permesso di raggiungere significativi risultati ottenuti. Oltre alla vendetta si è accertato anche che vi è stata una ragione preventiva che ha condotto i responsabili della strage a deliberare, organizzare e attuarla, impedire cioè che Giovanni Falcone potesse imprimere un'accelerazione nella spinta investigativa e soprattutto se gli fosse stato consentito di entrare a far parte di quella procura nazionale che egli stesso aveva concepito in maniera diversa rispetto a quella che poi è stata attuata, che avrebbe offerto a chi ricopriva quel ruolo una funzione realmente strategica di coordinamento e di indirizzo nei confronti delle varie procure nazionali, le procure distrettuali antimafia presenti sul territorio. E questo è un dato che non va trascurato, ma si sono individuati i responsabili. Va sottolineato con orgoglio che ci sono state 37 sentenze di condanna definitive passate in giudicato, 24 di queste sono all'ergastolo. E quei soggetti condannati sono stati catturati, perché molti di loro trascorrevano delle latitanze da molti anni, e sono stati giudicati e condannati nel pieno rispetto di tutte le garanzie previste dall'ordinamento. E in un paese dove le stragi rimangono a lungo rivolte dal Ministero, almeno molte stragi rimangono a volte dal Ministero, aver assicurato alla giustizia tutti questi responsabili è un risultato che fa onore al Paese e alle istituzioni e a tutti coloro che si sono impegnati. E vi assicuro che quella strage, la strage di Via Mariano D'Amelio, quell'aggressione portata cuore dello Stato ha comportato l'effetto di un'aggregazione delle forze migliori di tutto il Paese. Io ammetto che l'allora ministro, si chiamava di Grazia e Giustizia, all'epoca, all'indomani della strage, disse: tutto ciò che vi serve ve lo darò, chiedete e vi sarà dato. E così fu. Questo dimostra che quando vi è unità di intenti, quando vi è una sinergia che accompagna tutti gli operatori, i risultati si possono ottenere. E si è sconfitto, si è dimostrato che il mito dell'invincibilità di Cosa Nostra può essere superato, e lo si è, questo mito lo si è concretamente superato. Ho sentito Carlo Palermo invocare quel suo intervento, la sua ricca difensiva, ricordo proprio a ridosso dell'orario della strage del 23 maggio di tanti anni fa, dire che non è stata scoperta la verità, che non abbiamo una verità che è completa, quantomeno. Io per formazione professionale devo dirvi che possiamo parlare di responsabili di un delitto, di una strage, solo quando c'è una sentenza passata in giudicato. Devo dire che sono emersi molti spunti investigativi nel corso delle indagini. Ho cercato di dare il mio contributo per individuare i cosiddetti committenti esterni dello stragismo. Ma molti dopo di me, altri hanno continuato a lavorare. E a distanza di 25 anni bisogna avere il coraggio di dire che li abbiamo cercati, li abbiamo lungamente cercati, ma non li abbiamo trovati. Questa è la risposta che io vi offro alla vostra riflessione. Non posso però negare che sono emersi, e in questo c'è un contributo significativo che viene dato dallo sforzo ricostruttivo di Carlo Sarzana,
vi sono degli enigmi, vi sono dei nodi irrisolti, vi sono degli interrogativi che sono rimasti senza risposta. E il merito di questa pubblicazione è proprio quello di offrire lo spunto per una riflessione su questi aspetti. Io, senza alcuna pretesa di esaustività, cerco di soffermarmi brevemente, poi mi avvio alla conclusione, su questi aspetti, così rispondendo anche alla sollecitazione che il Fondoso mi ha rivolto nel darmi la parola. Tutto ha preso inizio nel 1989, quando il 20 giugno del 1989 venne pianificato un attentato nei confronti di Giovanni Falcone e di membri della Confederazione Albetica che erano presenti per una rogatoria a Palermo. Venne piazzato un ordigno in località d'Augusta, era stato programmato intorno alle 16 un bagno al mare, e poi per un inconveniente quel progetto non si attuò e l'attentato non venne eseguito. È stato un primo concreto episodio di attentato nei confronti di Falcone, e gli era l'obiettivo principale: si voleva neutralizzare Falcone nel suo apporto collaborativo con l'autorità straniera che stava producendo effetti significativi, cioè la Carta del Ponte, il commissario Lehman e altri membri della Confederazione. Vi era un'attività di riciclaggio che veniva svolta a quel tempo correlativamente tra i due uffici giudiziari, e non a caso venne scelto quel momento per colpire Falcone e Del Ponte, dando così un segnale in attivo. Si è dimostrato, con sentenza passata in giudicato, che si è trattato di una strage. Sei mafiosi sono stati condannati per aver ideato ed eseguito quell'attentato. Quell'attentato ha dei modi irrisolti, ad esempio l'agire del guerriere Tumino, che contribuì a far sparire parte del congegno, e ancora quella strategia che si è attuata in quel lasso di tempo non è stata ben chiarita. L'invio delle famigerate lettere del corpo, quali Falcone e Gennaro ed altri venivano accusati di utilizzare i collaboratori di giustizia, per in particolare Salvatore Contorno, per ottenere collaborazioni e ottenere risultati di contrasto al crimine mafioso. E cadde quell'attentato in un periodo in cui Falcone era stato delegittimato. Subito dopo l'attentato qualcuno insinuò addirittura che se lo fosse organizzato Giovanni Falcone per accelerare la propria corsa al procuratore aggiunto a Palermo. Un'ignominia che è stata cancellata dall'accertamento processuale che si è compiuto. E poi, per quanto attiene alla strage di Capaci, ancora rimangono interrogativi, come dicevo prima. Il primo fra tutti è questo: com'è possibile che dei corleonesi, Salvatore Ghina, Bernardo Provenzano, abbiano concepito una strategia di queste proporzioni, in cui si inserisce la strage di Capaci? Sono due omicidi nel 92, Lima e Ignazio Salvo, e sette stragi compiute nel 92-93, due nel 92 e cinque nel continente, nelle città di Milano, Roma e Firenze, senza prevedere quelle che sarebbero state le conseguenze che ne sarebbero derivate. E questo importa ritenere che sia stato un suggeritore, qualcuno che abbia avuto interessi convergenti con quelli preeminenti dei vertici dell'organizzazione, tenendo sempre a mente che Cosa Nostra non esegue ordini, porta avanti proprie strategie e semmai ha convergenze di interessi. Questo ce lo insegna una lunga esperienza giudiziaria e giurisdizionale che è stata compiuta negli ultimi 40 anni. E ancora, capire per quale motivo vi fosse stato l'interesse di esponenti della massoneria. Nel testo si menziona la vicenda, si menzionano le dichiarazioni di Angelo Sino, un collaboratore di giustizia che ebbe un ruolo importante nella gestione degli interessi economici dell'organizzazione, in particolare della
gestione del settore degli appalti e della corruzione che circonda attorno, perché vi era l'esigenza di attivarsi per agevolare lo spostamento di Falcone e farlo andare via da Palermo. Ancora capire perché un collaboratore di giustizia come Francesco Di Carlo motivi la propria astensione, la propria facoltà di non rispondere su certi temi per la sfiducia nei confronti di apparati dello Stato, perché nel cratere di Capaci sia stato rinvenuto un biglietto che riporta dati di un appartenente ai servizi segreti e riferimenti a sedi di una struttura dei servizi segreti, e ancora capire come mai nella strategia stragista si sia a un certo momento interrotta. Al termine della stessa, a valle della strategia, si era concepito un attentato, l'attentato allo Stadio Olimpico, che aveva di mira gli appartenenti all'arma dei carabinieri, si voleva uccidere un numero elevatissimo. Quell'attentato fortunatamente non uscì per un mancato funzionamento del telecomando, però non venne più riproposto. E allora perché è caduta questa idea? Qual è la ragione? Perché subito dopo l'uccisione di Falcone vi è stata un'accelerazione per uccidere Paolo Borsellino? Quali sono state le ragioni che hanno determinato questa scelta? Perché si è deciso di mettere in disparte l'attentato a Mannino e è diventato necessario uccidere Paolo Borsellino? Perché si abbandona il progetto di uccidere Falcone a Roma quando si aveva così posto in essere le premesse per eliminarlo con un comando che era stato mandato a Roma? E si Irina mette a disposizione di defendere da quel proposito, e perché bisognava Falcone ucciderlo a Palermo. A Palermo, nella stessa città nella quale a distanza di 57 giorni venne ucciso Paolo Borsellino. E ancora quei negoziati singolari che vennero sviluppati mentre si stava preparando la strage di Capaci, un soggetto con precedenti penali che fornì come ragione quella dell'esazione di crediti nei confronti di soggetti siciliani, si reca in Sicilia, incontra Antonino Gioè nel marzo del 1992 e avvia un negoziato proponendo di recuperare opere d'arte in cambio di favori nei confronti dei mafiosi. Quel Gioè che ebbe un ruolo significativo nell'esecuzione della strage di Capaci e che nel luglio del 1993 venne trovato morto in carcere, impiccato, lasciando una lettera testamento enigmatica nella quale faceva riferimento a non ben definiti rapporti con esponenti dei servizi. E ancora capire chi furono le persone che incontrarono Francesco Di Carlo nel carcere di Fulsatto, persone che, secondo il suo racconto, avevano interesse a uccidere Giovanni Falcone, e a queste persone Francesco Di Carlo ha dato come indicazione Antonino Gioè da contattare per eseguire l'uccisione, quel Gioè di cui vi dicevo e che è risultato essere un esecutore della strage di Capaci. Io potrei continuare, ma mi rendo conto delle condizioni nelle quali ci troviamo. Voglio richiamare ancora il volume di Carlo Sazzana, che ho particolarmente apprezzato per le riflessioni che consente di effettuare, e perché egli ci fa capire una cosa importante, che la coscienza critica e morale della società civile hanno bisogno di questi stimoli per interrogarsi su quello che è avvenuto nella prospettiva positiva di valorizzare l'impegno e l'esempio di chi come Giovanni Falcone
gli agenti della scorta, Paolo Borsellino e molti altri hanno dato la vita per svolgere il loro dovere.